Un saluto a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale. Con me c'è sempre la Saroski e oggi andiamo a fare un match chiesto da voi. E che match ragazzi? WrestleMania 30 Triple H contro CM Punk, the best in the world. Ragazzi, Sì, allora, intro. match, apro una parentesi e qua raga, parleremo durante lo scontro tra me e Saroski. Questo match non si è mai svolto. Non è Ok, mai stato non è mai stato disputato. disputato. Intanto, signori, Vediamo un cambio di look. tanto signori, Inaspettato. l'entrata più bella, la musica più bella di sempre. Ragazzi miei, godetevi The King of Kings, The Game, Triple H pelato. Mamma mia, qua ha fatto un cambio. Io Hai assistito a questo cambio? rimasi sbalordito e soprattutto schifato. Esiste la parola, il termine schifato? Sì, esiste. Perché raga, stava malissimo. Cazzo, Triple H è Triple con i capelli lunghi, dai, Beh, Stefani gli vaffanculo. ha detto: Senti, bello, ho ritagli sto Gli ha cappello. detto, senti, qua con i capelli lunghi ce n'è solo uno e sono io. Quindi Mi tutto, sento gli ti... male. Raga, CM Punk Cazzo, che buono che so. caricato con la canzone CM Punk, dice anche il nome. Bello. Versione scaricata dalla community, raga. Forse questa è una delle migliori Striscio. mai Perché fatte. striscio? Ah, perché sei CM Punk. Skippa. Ma Come skippa? aspetta, c'è una canzone sottofondo, raga. Pensavo fosse la sua. Ho detto no, è No, non impossibile. credo. Invece no, skippiamo, saltiamo la Vai. scena. Allora, qua raga, c'è storia. Perché? Perché io allora, prima di tutto, ho letto il commento che voi mi avete chiesto. Raga, ci avete chiesto questo match a WrestleMania 17. Io ho detto, ma come cazzo è possibile WrestleMania 17? Cioè, WrestleMania 17 era tipo Forse perdeva intorno. ancora i denti dal latte, CM Punk avreste Ma meno era ancora nelle 17. palle del padre, CM Punk, raga. Ma che cazzo? WrestleMania 17 stiamo parlando del 2000, del 2000 forse. 2001 esagerando. No, No. forse 99-2000. Cioè, siamo in quegli anni lì. Quindi mi sono messo a cercare. Un po' su. A cercare un po' su internet, raga. Partiamo dal presupposto che questo match non si è mai svolto. Ok? Anzi, si doveva svolgere a WrestleMania 30. Oh, Solamente bello. che non si è mai fatto perché, raga, CM Punk l'hanno cacciato. Oh, Oh, cazzo, era bello! bello il super L'hanno kick. cacciato dalla WWE e quindi questo match non si è mai disputato. C'era in quel Litigato con periodo tutti. una faida con. Che cazzo mi fai il pedigree? No, Ah, al rovescio, Madonna! bello, te l'immagini? C'era appunto una faida con Triple H, però io non. Sinceramente in quel periodo ero già un po' fuori Sì, non mi dall'ambiente della ricordo, WWE, non ho raga. assistito. Oh mio Dio, sì, The King of Kings. No! The King of Kings viene Gli era colpito. battuto. Complimenti, Bello. Saroski. Vediamo Attenzione, cosa ti chi è? faccio. Suplex. Mamma mia. E quindi Saliamo. niente, questo match purtroppo non si è mai disputato, anche se avrei voluto tanto. Oddio, Guarda. guardalo. Avrei tanto voluto assistere a un match del Poteva genere. essere un Secondo me match sarebbe coi stato. controfiocchi. Esatto. Oh! Ginocchiata. Lo apre! Guarda! Mamma, subito. Lo apre subito, raga. Si parte? Con una reverse dopo l'altra? No. Oh. Sì. Nel fianco, bella, gliela rende, ragazzi. Mamma mia. The King of Kings. Mette subito le cose in chiaro. Comunque, stavo dicendo, match appunto, quindi, come dicevo, mai successo. Oh. Purtroppo, per il dispiacere Bello. di molti, il mio compreso, CM Punk si è stato allontanato dalla WWE. Ancora, tuttora. Che cazzo è? Mossa speciale. Come la mossa speciale? Oh, c'è la mossa. C'è la sottomissione. L'Anaconda Vise era questa. Bella. Bella, My complimenti. anaconda jump. My Era un po' anaconda. diversa, però va bene, sì. Ripeto, io no, tuttora non so perché CM Punk sia stato allontanato dalla WWE, raga. Voi? Allora, Saroski non dice niente. Saroski oggi è di poche parole in sono questi ultimi video, concentrata. raga. Sono Non sta concentrata. parlando, non dice più niente. Beh, Prima ci sei peggio di raccontava. Fedez che Prima. parli sopra gli ospiti. Ma stai zitto. Oh, che cazzo sono buggati!
Ma cosa stai facendo? Ti sto parando le mosse, cioè... Swarovski. Voglio un botta risposta, ma tu non capisci. Continui a farmi prese. Swarovski non para, raga. Sta dormendo, ve l'ho detto. Oggi non c'è. Ma tu starai dormendo. Mamma mia. Vedi come ti vado io a dormire con una bella gotta. Dai giù. Stai giù. Glielo dice. Andare a dormire, raga. Stai zitto una volta per tutte. Mamma mia. Quanto era bello vedere Triple H quando faceva questa mossa, ragazzi. Terazzo, soprattutto. Mamma mia. Era una belva. Era un animale. Uno dei miei lottatori preferiti, ragazzi. L'ho detto. Non si era capito? L'ho detto. Ho detto in quel periodo, se non sbaglio, erano, mi sa, contro CM Punk un po', ma soprattutto Triple H, se non sbaglio, faceva parte di quel gruppo di Authority, non lo so, raga, una cosa simile. Già? C'era tipo Kane vestito in abito, anche lui era vestito in abito con altri collaboratori. Mi davano non so. No, che cazzo fa? No, bello. Non pensavo che avesse dal fare. Non ricordo male, ragazzi, non lo so, poi correggetemi se sbaglio, però mi sa che era quel periodo lì. Niente, quindi è stato allontanato. Boh, ancora non capisco il perché. Poi WrestleMania 30 che si è svolto con... ha avuto discordia con un altro main event, ovvero quello tra Brock Lesnar e Undertaker, dove the streak is over, raga. Brock che ruba la streak da Undertaker. Sì. È stato un momento bruttissimo, raga, per la storia del wrestling. Però non fa niente. Mamma mia, Spinebuster di Triple H. Una delle sue mosse più iconiche, raga. Ti devi rilassare. Una delle sue mosse più iconiche. Mamma mia, cosa dici? Sono qui, baby. What do you want? Sono qui. Cioè, sto rossa, mi è distrutto. I'm here. Raga, non la sto... No! Vai, la prima. Mamma! Go to sleep, raga! Complimenti, bellissimo. Mamma mia, triple! Oddio, mi sono incastrata. Riesce a uscire. Riesce a uscire dalla go to sleep. Dalla prima go to sleep, riesce. Raga, domanda per voi. Questa è per voi, eh. No, me l'ha parata. CM Punk era davvero il migliore al mondo? Swarovski? Dico di no. Ma vaffa. Raga, secondo me lo era. Secondo me lo era, raga. Era troppo forte. Ma poi soprattutto lo odiavano in WWE. Non capisco perché. Cioè, aveva vinto, mi ricordo, il WWE Championship. Quel bastardo di Vince McMahon li aveva fatto entrare subito dopo il match con John Cena. Non mi ricordo chi. Non era ben vista, dai, diciamo così. Aia. Cioè, lo volevano buttare giù sempre. Forse perché, raga, forse entrava nel personaggio. Non lo so. Forse perché lui era il migliore nel mondo. Quindi doveva far dimostrare a tutti quanto era forte. Non lo so, raga. Però mi è dispiaciuto, sinceramente. Mi è veramente dispiaciuto, raga. Ho una cosa per voi. Ce l'ho per voi, raga. Ce l'ho, cazzo. Mamma mia, arriva il pedigree, il primo. Lo stordisce. Swarovski riesce. Swarovski riesce a uscire. Mamma mia, raga. No, premuto Y. No, raga. Non ci credo. Bello, vai. Non ci credo. Pro break, dammelo. Sì, mamma, riesce di nuovo. No. Triple H, the game. Togliti dal cazzo. About the game. No, glielo dice. Mi sto sentendo male, visto come ti ho detto vai a dormire. Madonna, raga. Cazzo. No, non ci posso credere, non fatemi questo. Non fatemi questo, raga. Mamma mia, parte in combat. Vai, dai, cazzo. Boom. Bello. È stordito, ragazzi. Mamma, lo vuole chiamare. Però questa te la chiamo in modo diverso, raga. Ve la chiamiamo così. Questa ve la dedico. Questa ve la dedico, cazzo. Raga, in volo. Questa animazione, raga, è bellissima. Non capisco perché non gliel'hanno messa nel pedigree normale. No. Questa animazione, raga, era quella esattamente uguale che c'era in SmackDown vs Raw 2007. Raga, ve lo giuro. Questa animazione è esattamente quella. Madonna. Alzatemi, raga, sono morta. Mamma mia. Oh, cazzo, è il tuo comeback questo? Questo è nuovo.
Ma questa... No, mi ha rotto le palle con questa mossa ogni volta. No, no. No. No, non così, raga. Non così. Mamma mia, Vieni cazzo. qui che adesso ti mandiamo a Ma ogni dormire. volta. Vieni qua, Dai, bello, bello cazzo. fratello. Raga, non riesco a parare la Swarovski. Cristo. Ma c'è la resilienza. Ah! Resilienza. Raga, Prendiamo il pubblico. adesso faccio entrare Chi devi far Ric entrare? Flair che mi aiuta. No, e basta! Ma lì si Raga, potrebbe cazzo, accadere, non devo è. dormire, mi ero tipo di No, notte. potevo pararla! Raga, forse è finita. È finita qui! È finita qua! CM Punk No! vincitore. CM Guarda lo Punk! sguardo della serie io. Se la porta a casa. WrestleMania 30, ragazzi. Diciamo che Finisce. abbiamo voluto, finisce, abbiamo voluto Finisce. regalare una vittoria a CM Punk per tutte Sì. le sconfitte che gli hanno. Causato nella vita. No, Esatto. raga, allora, secondo me l'avrebbe vinto quel match. Secondo me CM Punk l'avrebbe vinto, ce l'avrebbe fatta. Poi non lo so, era Triple H, poteva togliere fuori qualche magheggio così, Strano, sai. straordinario. Non fa niente, raga, uguale comunque. Complimenti a Bello. chi ha fatto questa versione di CM Punk. Complimenti a CM Punk per essere così bello. Grazie a voi, ragazzi, per. Swarovski, non mi puoi dire questa cosa davanti a me. Complimenti a chi ci ha consigliato questo video, stupendo, veramente. Rinfreschiamo la memoria, non era WrestleMania Non 17. era WrestleMania 17, ragazzi. In teoria era WrestleMania 30, ma non fa niente. Sono errori di battitura che accettiamo, ragazzi. Li accettiamo. Esatto. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto dalla Swarovski e da Richard. Ciao. Ciao!